Meghan era diventata il capro espiatorio per il palazzo e quindi il palazzo dava in pasto storie ai media, vere o false che fossero, per evitare che venissero pubblicate altre storie poco gradevoli. Lo schema era evidente. Una storia su qualcuno della famiglia usciva fuori e loro dicevano: dobbiamo farla sparire. Ma c'è uno spazio per le notizie sui reali sulla home page dei siti web e ce n'è uno sulla prima pagina dei giornali e quegli spazi devono essere riempiti. Questo fuoco incrociato di articoli negativi sulla rottura del rapporto con suo padre è stato il colpo di coda di una campagna maligna e disgustosa su di lei,